L'assessore regionale di Bandiera all'agricoltura oggi qui presente alla Sagra di Bivona, una presenza oggi bella forte essere qui oggi, no? È un vero piacere essere presente, intanto perché con questa comunità attraverso il capace sindaco c'è un rapporto costante di incontro, confronto, collaborazione che ha già portato risultati importanti anche in questo territorio. Oggi si promuove un prodotto che è un'eccellenza, la pesca di Bivona, che da qualche anno ha raggiunto anche la certificazione IGP e quindi un prodotto di straordinaria qualità, e quindi il dovere di essere presente per un ulteriore momento di incontro, di confronto e per condividere e concordare le ulteriori politiche di sviluppo e di promozione di questo eccellente prodotto e di questo territorio, perché per il governo Musumeci non vi è dubbio che il modello di sviluppo che stiamo costruendo guarda alle peculiarità vere dei nostri territori, alle potenzialità vere, e quindi un modello di sviluppo che fa leva prioritariamente sulla nostra agricoltura, sul nostro agroalimentare e sul nostro turismo, e in questo creare valore aggiunto attraverso momenti anche come questo di promozione che abbiamo sostenuto in maniera forte serve a far sì che appunto i nostri territori possano venire fuori dalla crisi, dalla marginalità economica che poi diviene anche di carattere sociale. Quindi avanti tutta, la ricetta questa sera abbiamo avuto modo di condividerla, dobbiamo andare avanti sulle attività appunto di promozione e sviluppo per far sì che quando un giovane decide di lasciare la Sicilia non lo faccia perché è costretto con le spalle al muro, ma tutto più perché è una scelta, perché vuole conoscere il mondo e vuole tornare. Quindi dobbiamo creare qui le occasioni in stretta armonia col modello di sviluppo che stiamo costruendo affinché i giovani e meno giovani possano lavorare e realizzarsi in questa meraviglia. Terra. Sindaco di Bivona Milko Cinà questa sera a presentare appunto l'ingresso di questa nuova sagra. Quali novità ci sono in quest'anno? Quest'anno ci sono molte novità, il percorso della sagra cambia, c'è il Salone del Gusto dove sono presenti molte chef che elaborano la pesca, devo dire, in modo magistrale. E poi ci sono moltissimi eventi collegati. Abbiamo fatto il convegno qualche ora fa con l'assessore Edi Bandiera, che ci è venuto a onorare della sua presenza, dove c'erano altri autorevoli oratori e dove si è discusso delle potenzialità di questo importante prodotto, che è il prodotto principe di questa comunità e di questo territorio. Molte sono le cose che si stanno portando avanti, la cosa su cui stiamo lavorando in maniera forte è il consorzio di tutela, stiamo cercando di mettere assieme tutti i produttori per cercare di raggiungere questo traguardo che ci consente di mettere in campo molte risorse. Ci ha ricordato prima l'assessore all'agricoltura di Bandiera che sono pronte le risorse per i marchi di qualità, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti nel migliore dei modi. In questi 3 giorni ci saranno moltissime eventi e quindi io invito tutte le persone della provincia di Agrigento e non a venire a Bivona. Certo, le criticità ci sono, le affronteremo con gli altri sindaci nel cercare di portare avanti quelle che sono le effettive potenzialità di un territorio che ha tanto ancora da dare a questa Sicilia. Il signor Vincenzo Di Guida, anche lei stasera qui alla Sagra della Pesca di Bivona per produzione propria. Sì, è un'azienda che con dei grossi sacrifici dei nostri genitori, grazie ai miei figli poveri, che oltretutto la donna, ho 2 figli, un maschio e una femmina, che lavoriamo tutti in azienda, con 8 operai tutti messi in regola, divinamente portiamo avanti con grossissimi sacrifici la nostra azienda, che è di 12 ettari di terreno, ci dà molte soddisfazioni facendo sempre dei grossi sacrifici. Mia figlia gestisce il tutto a livello burocratico, io e mio figlio siamo degli umili impiegati con dei collaboratori che sono, li considero miei fratelli. Quindi è un po' come proprio anche gli operatori sono come una famiglia là dentro, quindi la produzione propria costa un po' a tutti. Costa, però sono fiero di avere dei collaboratori che mi riempie di orgoglio, fanno le veci di proprietari, veramente ho dei collaboratori divinamente squisiti e secondo me è una delle mie migliori. Del miglior risultato devo dire grazie a loro.
Quanta fatica c'è dietro a questa produzione? La fatica è tantissima, non fisica ma mentale, soprattutto mentale, perché burocratica anche, perché con le leggi che ci sono, andare dietro a tutte queste leggi è diventato un po' difficilotto, però ringraziando mia figlia che gestisce il tutto nella maniera meticolosa, anzi molte volte magari esagera, riusciamo a completare. Io e suo fratello mettiamo la forza, lei mette il resto. L'anima, bravissima. Qui alla Sagra di Bivona si prepara anche un riso speciale preparato dallo chef Totò Pirrera. Sì, per questa serata abbiamo preparato del riso con della pesca di Bivona, naturalmente, col gambero rosso, gambero viola, con dello zenzero, del brodo vegetale fatto da noi, no, comprato, e aromatizzato alla curcuma. Questo è il primo piatto. Poi abbiamo una pesca per dolce, e viene fatta al forno, una pesca combustata, come diciamo, composta. Sì. È sempre aromatizzata con gli aromi, con anice stellato, cannella, vino bianco, marsala, e poi abbiamo una bevanda sempre a base di pesca. Abbiamo fatto una sangria di pesca di Bivona al vino bianco, aromatizzata sempre lo zenzero, menduccia e chiodi di garofano, una bevanda dissetante così. Questo è per finire la serata. Qualche altra pietanza che si può fare con la pesca? Possiamo fare tutto. Allora, io volevo fare all'inizio un filetto di mignò di maialino con chutney di pesca. Chutney è una composta, una marmellata salata al peperoncino. E si può, vengono delle cose squisite proprio. Si possono fare delle tartare, si possono fare dei toast, con la pesca si può fare tutto. L'importante è che viene la pesca da Bivona. L'azienda del signor Salvatore Giardina, oggi qui, lei produttore, appunto partecipa oggi qui alla pesca di Bivona, alla Sagra della Pesca di Bivona. Siamo in esposizione oggi per promuovere il nostro prodotto. Il suo prodotto consiste solo nella pesca? Noi abbiamo pesche, olio e marmellate pure fatte di pesche. Super giù, voi come la lavorate la pesca? Come un prodotto annuale? Come funziona la vostra lavorazione, il vostro lavoro? 365 giorni per farlo. Quindi il vostro lavoro? Tutto l'anno. Da quando cominciamo con la potatura fino ad arrivare alla raccolta. Bene. E quindi un anno di lavoro c'è. Mentre per la produzione dell'olio? È uguale. Si incomincia a potatura, lavoro fino alla molitura e poi all'imbottigliamento. Tutto qua. Questa è tutta produzione, questa è produzione vostra. Nostra. Perfetto, cominciando pure dalla marmellata, che la facciamo noi stessi, di pesche, che è semplicemente pesca e zucchero, basta.